Adesso torniamo in Italia per occuparci della situazione sempre più critica, sempre più drammatica delle carceri italiane. Sul tema nelle settimane scorse è intervenuto anche il Consiglio d'Europa, che ha chiesto all'Italia di prendere delle misure urgenti, e il numero dei suicidi è allarmante. Questa mattina si è tolto la vita un altro detenuto nel carcere romano di Regina Coeli ed è il terzo dall'inizio dell'anno. Dire che le carceri scoppiano non è più una metafora, con quasi 15.000 presenze in più rispetto ai posti disponibili. Nei penitenziari italiani, dove dovrebbero essere reclusi circa 47.000 detenuti, in realtà ce ne sono quasi 62.000. Il sovraffollamento è rappresentato da un numero enorme, oltre il 131%. Il rischio che il sistema collassi è denunciato da tempo sia dalle associazioni che si occupano della situazione negli istituti di pena che dai sindacati di polizia penitenziaria. Il rapporto dell'Ufficio del Garante Nazionale per le persone private della libertà è stato appena pubblicato, con il dato allarmante di 67 suicidi dall'inizio dell'anno, 19 in più rispetto a tutto il 2023, che un altro detenuto stamattina si è tolto la vita. Ancora un suicidio a Regina Coeli? Ancora in settima sezione, il terzo dall'inizio dell'anno. In attesa che il governo faccia qualcosa contro il sovraffollamento, che è certamente una concausa di questa terribile sequenza di suicidi, torniamo a chiedere la chiusura di quella sezione e la riorganizzazione a Regina Coeli del servizio di accoglienza. I posti nell'antico carcere romano sono 626, attualmente reclusi sono 1168. Per mettere fine al dramma dell'autolesionismo, delle aggressioni e dei suicidi serve una svolta nel nostro paese per la politica penitenziaria. È quanto abbiamo chiesto tutti noi garanti al ministro Nordio nell'incontro di agosto, sottolinea Anastasia. A queste morti vanno aggiunti i 7 agenti che quest'anno si sono tolti la vita, osserva Gennarino De Fazio del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria, che considera 72 i reclusi suicidi dall'inizio dell'anno. Una strage senza fine che certifica il fallimento del sistema carcerario. Per noi sono indubbiamente casi di morte volontaria, mentre secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la causa per alcuni è ancora da accertare, spiega De Fazio. Tutti i sindacati di settore denunciano da tempo le 18.000 assunzioni mancanti. Le strutture fatiscenti e le carenze nell'assistenza sanitaria e psichiatrica rendono invivibile il carcere per tutti, operatori e detenuti. Altro